ovvero il crollo della produzione nel nostro paese, la chiusura di realtà della piccola e media impresa. Io in questo momento sono a Trieste, nel nord-est del paese. Rappresenta il dramma fondamentale per la quale dalla povertà non si esce. Perché se qualcuno pensa di creare un futuro ai nostri cittadini senza imprese e senza lavoro, è un matto, perché un cane che si morde la coda è prendere in giro i cittadini di questo paese. Perché le risorse, se io penso di fare soltanto misure assistenziali, le risorse non ce l'avrò abbastanza per portare avanti quelle stesse misure che dovrebbero risolvere il problema della povertà. La verità è che in questo momento le nostre imprese non sono in grado di produrre nel nostro paese perché non sono competitive, perché è stato creato un mercato unico a livello globale che sommato alla nostra tassazione esasperata, ricordo sempre che noi abbiamo il doppio di pressione fiscale complessiva vicino alla Slovenia, che dista pochi chilometri da Trieste, non stiamo parlando quindi di Cino d'India, è impraticabile pensare a un futuro nel quale si facciano soltanto misure assistenziali. Quindi o partiamo da quello che è la prima misura sociale che si può portare al paese, garantire la dignità del lavoro, perché la Costituzione prevede quella, che ci sia il diritto al lavoro. E quindi noi o andiamo in quella direzione oppure faremo l'ennesima misura di propaganda che durerà un anno e mezzo, perché dopo le risorse finiscono, perché di quello stiamo Sì. parlando. Quindi o diciamo la verità ai cittadini, oppure continuiamo a utilizzare quelle false promesse come reddito di cittadinanza, e penso che il professor Rolfi sia stato chiarissimo che quella è semplicemente una propaganda che non trova riscontro nella realtà, anche nella definizione stessa di reddito di cittadinanza, ma dopo i cittadini continueranno ad essere in una situazione drammatica. Allora o ci mettiamo e quindi parliamo di cose serie, perché qui non si può soltanto fare campagna elettorale sulla pelle, sulla vita, sulla fame dei cittadini di questo paese, oppure continuiamo questo dibattito che ritengo però che se incentrato su questo tema abbia poco futuro e non possa garantire sicuramente qualche certezza a chi vive lo stato di bisogno.